fatto con il taglio del nastro da parte del sindaco di Tempio Romeo Frediani e del presidente dell'ASFOR Salvatore Scriva. Prego. Lanciamola tutte e due, no, no, insieme. Mettete le mani sopra assieme, ecco qua. Pronti? Sindaco, se Matteo da questa parte per... Il comune di Tempio e l'ASFOR vi danno il benvenuto, vi diciamo potete intanto prendere posto. 1983. Questa volta è diverso, è successo qui. Il pensiero comune che certe cose accadano solo agli altri non esiste più. Anzi, è strano che questa volta, guardando la televisione o leggendo i giornali, saranno gli altri a pensarlo. Ho sempre pensato che per un tempiese il 28 luglio sia una giornata diversa, triste, sicuramente importante. Una memoria madre che unisce dei ricordi, sentimenti forti, epiloghi tristi e sospiri di sollievo, che, infine, nella memoria si riperdono per rispuntare sotto forma di piccoli o grandi traumi. Per il resto del mondo, invece, è una giornata come tante, come tutte le altre. Luglio 1983. Dopo 28 anni, le immagini, gli odori, le sensazioni sono ancora vividi, magari un po' sbiaditi, come una vecchia polaroid, ma chiari, spaventosamente chiari. E mi stupisco che la mia memoria riesca ancora a conservarli in questo modo. Forse la paura li ha scolpiti indelebilmente. La paura poi. Ogni giorno abbiamo paura di qualcosa, ma quella paura è profondamente diversa. È un sentimento folle che ha colori e suoni e che nessuna forma d'arte potrà mai descrivere. 28 luglio 1983. Due giovani escono di casa. Prendono strade diverse nella stessa città. Non si conoscono, si incontrano per la prima volta dentro un'ambulanza. Uno svolge la sua mansione come altre volte, l'altro ragazzo, non incosciente. Non si conosceranno mai. 20 giugno 1993. Due giovani escono di casa, prendono la stessa strada, vanno a un concerto insieme. Si conoscono bene, qualcosa li lega da anni, ma loro non lo sanno. Li lega a un viaggio in ambulanza, fatto dai rispettivi genitori 10 anni prima. Sono nati lo stesso anno, hanno vissuto tante cose insieme, ma nonostante l'amicizia, uno non potrà mai capire veramente l'altro, perché solo uno dei due rispettivi genitori con quell'ambulanza è tornato a casa dalla sua famiglia la mattina del 29 luglio 1983. Il dolore merita il silenzio, il capochino in segno di rispetto davanti a chi le conseguenze di quel giorno se le porta dentro da 28 anni. 1983, luglio, giorni antecedenti il 28. L'alta gallura è stretta dalla morsa corrosiva di decine di incendi. Sono troppo piccolo per riflettere su cause ed effetti di questa devastazione. Unico tramite verso la comprensione, mio padre, che vedo uscire alla sera in tenuta insolita, con stivali e fazzoletto al collo, e che rivedo la mattina dopo, scoprendo che ha passato la notte con altri volontari e operatori forestali a cercare di tenere a bada focolai diffusi
intorno alla nostra città. 1983, luglio, giorno 28. Mio padre è fuori, come nei giorni scorsi, per ammanzire le bestie infuocate. Stavolta è un po' diverso, ma sono un po'. Continuo ad essere troppo piccolo da realizzare. Eppure, affacciato alla finestra della camera da letto, prima che mi portino via per trovare luoghi più sicuri, vedo impressionanti lingue di fuoco, immense per i miei metri di infante, che spiccano salti terrificanti sul versante nord di Curraglia. 1983, agosto, giorni successivi al 28. Capisco a stento la portata della tragedia e so che mio padre è tornato a casa perché pochi minuti prima dell'inferno ha valutato con altri uomini l'opportunità di spostarsi su un fronte più sicuro per fronteggiare le fiamme. Eppure l'immagine più nitida della tragedia. Primo pomeriggio, un bambino molto piccolo pedala forte in salita verso di noi e sudato ci raggiunge. La bicicletta gli scivola dalle mani e cade stordita al suolo. Lui mi guarda per un brevissimo istante e subito, mani sul volto, si getta al suolo anch'egli, piangendo. Il padre non torna a casa dal 28 luglio. È la prima nitida impressione che il 28 luglio mi scolpisce dentro. Tante altre ne sarebbero seguite. 1993, agosto, mezzanotte e un quarto. Rientriamo a casa di un amico. Siamo in tre, in ritardo di 15 minuti, per noi un'inezia. La madre ci redarguisce duramente, ci sembra esageratamente stravolta. Solo qualche anno più tardi coglieremo l'angoscia di chi già una volta nella vita ha atteso invano il rientro di un proprio caro. Allora pensavo che gli incendi fossero frutto della stupidità dell'uomo, una sigaretta gettata con noncuranza da un'auto in corsa attraverso le calure estive. Qualche anno dopo iniziai a capire che più spesso si trattava di disperazione e stupidità al contempo. Un pastore che si prepara il pascolo, un disoccupato che crea le condizioni per l'assunzione nell'antincendio. Qualche anno più tardi capii che la giostra maledetta dei roghi che attanagliano l'isola è messa in moto dall'avidità di chi sulla sciagura intende costruire il proprio business. Oggi so che la radice comune di queste fornaci è la follia umana. La follia fatta di stupidità, violenza, avidità, che in una miscela devastante oscurano la coscienza umana. Per questi motivi, per me, Curraglia è frutto della follia, che ne è la causa prima. Ma Curraglia è per me anche coraggio, tenacia, forza di reagire. Tutte doti espresse con l'umiltà della vita quotidiana dagli uomini che hanno perso la vita o sono stati segnati dal 28 e non di meno dalle donne e dalle famiglie tutte delle vittime di quel maledetto giorno.
azienda, una strana fiducia nella materia, vuole che la vita nasca dal fuoco e che nel fuoco, continuando a vivere, vada infine a morire. La prova di questa loro convinzione gli antichi la ricavavano dal cielo, dagli astri che lo abitano e che, muovendosi, disegnano traiettorie sopra le nostre teste. Oggi accade sempre più di provare stupore per la scia luminosa di una sonda spaziale che si muove nello spazio, e sempre meno, invece, per il roteare di galassie e di pianeti. Abituati alla falsa luce, i nostri occhi non vedono più ciò che può destare vera meraviglia. Non cercano più le piccole cose dell'universo. E allora il fuoco non è più il rincorrersi di scintille che danzano nell'aria, non è più la magia primigenia da cui tutto può essere nato. È un Prometeo incatenato, un dio sofferente, una fiera in gabbia che cova sinistre minacce. Il fuoco è questo, ma è anche vita. Il fuoco a volte può essere in una danza che ha molto da raccontare. Il signor Giovanni Boing, qui presente, ha scritto una poesia in memoria degli morti e degli sopravvissuti all'incendio di Curraglia. Oggi è una giornata da mentà, palo che è successo tanta ne va. La di 28 d'Aiola, meno mento bè. Di chi si passano e chi sono morti, erano poco prima con me, ed erano proponenti pa' la festa, quando d'improvviso si è abbattuta la tempesta. A tempio vi è stata una giornata di folklore, e in un attimo si è trasformata in dolore. Di chi si passò oggi onoremo la memoria, chi fa un eroico gesto sono passati alla storia. Oggi sono si piloti sotto terra, per chi da poco ha fatto la guerra, è arrivata per noi, per chi sono diventati eroi. Cerchiamo di essere riconoscenti, se non altro avevamo anche curamenti. Mano crudele, non disti a nascere in loco, sei nato solo per distruggere e fa fuoco, onde passi semini di sconforto. Il nostro terreno è lacato un deserto, si merendi d'arrori e lutto, in sembia le passioni tutto hai distrutto. Con che suo peso calai la coscienza, di sicuro sarà longa la penitenza. Porra terra di Sardegna, in chi si mani crudele sei capitata, di stare in mezzo a passioni civili non è digna, palchisso andaria eliminata, e non ci sarebbe altra maniera che fare falci in galera. Auguremo che non facciano più cose torte, che non bocciano in memoria delle morti. Curraglia, che si è dominata dagli enti, accompagna in cielo gli staienti, in modo che venga da Iddu giudicata. Erani ancora in vita, fiorenti, ancora sedere tribulata, ma noi ha lacato questa terra amata. Chi siano accorti il tuo mondo celeste, e insieme con l'acqua si pone la candida esti. Gianfranco Garruccio ha scritto una poesia ricordando quella sera, sera di fuoco. C-
Quando roento caldo in fa di sera, pesa sfidiato e si colora, bolla di incendi, stracci di ghigiena. E di un fumo, che labbro piccanti, porta la ghiglio antichi piani, no ferma, che un tasto, usa ore, fino a agnati profondi, alle nuche guate, da pico all'occhio, lo sentimento. E chissà la morigina che non respira fiacca e disispera, porta sospesi i lamenti, l'urlo i muti, i tormenti di chissà che non è stata Maria sopra tagliola d'un tempo inidore. Ah va, so solo nome sui bratti presenti, dolci e innocenti, assena la sera, calza e intrina, in chi succede i gromi di chigina, un del caldo ruento. Prima che mori a malché di testimoni, librami di lamento, di canovolvirà, da marisogne, lo trinchi e vino della memoria. Dai forza alle nostre parole perché non siano solo